All'indomani del blitz del sindaco di Pescara Masci, accompagnato dagli uomini del gruppo intervento operativo nucleo antidegrado della polizia locale nel parchetto della vecchia stazione, l'intervento del vicepresidente del consiglio regionale Domenico Pettinari. Per nulla confortato dall'intervento spot di ieri, il vicepresidente del consiglio regionale torna sul luogo del delitto, il giardinetto antistante, il terminal degli autobus vicino alla vecchia stazione di Pescara. Lo fa circondandosi di esercenti e commercianti della zona, esasperati da una quotidianità complicata in pieno centro, tra angoli scuri dove le attività illecite sono all'ordine del giorno. Bande africane che si contendono il territorio per lo spaccio, risse, aggressioni, tentate violenze, dove è perfino pericoloso parcheggiare la macchina, soprattutto per donne non accompagnate. Tanto, a mio avviso, non è un problema che possono risolvere i vigili urbani, perché massimo rispetto nei confronti dei vigili urbani, ma non devono occuparsi di questi casi estremi di sicurezza e ordine pubblico. Ci servono le forze dell'ordine. Io chiedo l'attivazione dell'operazione Strade Sicure, che può decretare uno stato di emergenza solo il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, quindi prefetto, gli altri componenti col sindaco, fare una richiesta al Ministro dell'Interno. Il Ministro dell'Interno deve far venire qui esercito unitamente a forze di polizia che possano e debbano fare appunto presidi fissi H24 e ronde per garantire la sicurezza di questo territorio. Questa è la nostra proposta. Questo anche in contrasto con quello che ha dichiarato ieri il questore Misiti, ci sembra di capire. Beh sì, io non la penso come il questore, io credo che l'emergenza ci sia perché la vivo io personalmente. A me mi è stato precluso l'accesso in una via centrale qui vicino perché mi bloccavano, mi sbarravano la strada alcuni nigeriani e senegalesi. Io ho assistito a delle operazioni qui dove alcuni di questi avevano dei taglierini, delle lamette sotto la lingua, pronti a taglieggiare, ad aggredire. Io vivo la città, sto tutti i giorni in mezzo alla gente, quando serve sono disposto anche a rischiare la vita. Io ci sono, gli altri non lo so, però io ritengo che qui per risolvere il problema ci serva l'esercito.